Siamo con Makeda, uno dei grandi protagonisti di questa sfida, una sfida che è stata davvero esaltante, vibrante, avvincente. Alla fine probabilmente il risultato giusto è stato il pareggio. Voi ve la siete cavata, avete avuto però molte possibilità di vincere questa sfida. Sono più rimpianti o sono più, è più la gioia per aver portato comunque un punto a casa quando ormai la situazione era disperata? Diciamo che è stata una partita molto equilibrata, siamo stati avanti due volte noi e due volte loro. Noi avevamo tante assenze, soprattutto il reparto più difensivo, però sappiamo che era difficile oggi, è una grande squadra, ci esterna, hanno più esperienza di noi. Noi giustamente siamo una squadra, diciamo, cadetta, primo anno che giochiamo tutti quanti insieme a calcio a 5, quindi diciamo che abbiamo dimostrato di avere comunque carattere nonostante le assenze. Loro sono una grande squadra poi, quindi complimenti anche a loro. Tu ti sei caricato sulle spalle della squadra, hai segnato tre splendidi gol, effettivamente le assenze hanno contribuito, come hai appena detto, insomma, al mancato successo, però dobbiamo dire che finora voi siete rimasti imbattuti, anche in questo caso bisogna comunque mantenere l'imbattibilità, tu sei d'accordo? Certo, come ho detto prima, la squadra ha un grande carattere. Il mister ci incita sempre, dice sempre comunque di essere un gruppo nel bene e nel male, siamo andati sotto due volte. Abbiamo dimostrato di essere forti e uniti tutti insieme, dal primo in campo all'ultimo in panchina, all'ultimo in tribuna, con le assenze, quindi dimostriamo noi chi siamo. Quindi non mettiamo le mani avanti, però noi chi siamo. Siamo con Di Mario, il capitano dell'FC Cisterna, in questa sfida che vi ha visto alla fine pareggiare. Avete avuto diverse possibilità per poterla portare in porto, per fare una grande impresa, però comunque vi dovete ritenere soddisfatti per la prestazione. Io faccio la stessa domanda che ho fatto al giocatore avversario, sono più rimpianti o è più la gioia per aver comunque portato a casa un punto? Sicuramente il rimpianto c'è, perché anche con l'ultima occasione potevamo chiudere la partita e recuperavamo i punti di svantaggio che avevamo dalla capolista, che era lo United, e dalle altre squadre che ci precedono. Detto ciò, naturalmente è stata una partita che poteva finire tutti e tre gli esiti, e quindi sicuramente il punto è prezioso, perché penso poche squadre qua dentro prenderanno i punti. E quindi questo, sicuramente il rammarico che è sempre alla fine di una partita tirata, sottotondo l'esito di pareggio, almeno che il pareggio non viene acciuffato all'ultimo secondo, il rammarico c'è, perché più dei tre punti noi per questo siamo venuti qua. L'impressione è che voi dal punto di vista offensivo vi siete comportati molto bene, siete andati al tiro diverse volte, avete segnato anche 5 gol, probabilmente se proprio dobbiamo trovare un pelo nell'uovo nella prestazione di questa sera è la difesa, sei d'accordo con questa analisi? Sono d'accordo, soprattutto perché credo che più che a livello difensivo, a livello di concentrazione abbiamo peccato, infatti se non sbaglio 3 gol sono stati concessi per errori psicologici, ad esempio sul gol dell'espulsione, per una protesta siamo rimasti in uno in meno, o il primo gol che hanno fatto all'inizio del secondo tempo, abbiamo provato uno schema, abbiamo sbagliato e abbiamo concesso il gol facile. Quindi sicuramente da questo punto di vista c'è da migliorare, perché ecco, segnare soprattutto a squadre organizzate come lo United è difficile, poi se bisogna mantenere il vantaggio non bisogna sbagliare. Sicuramente c'è molto da migliorare, ci sono molte cose da salvare e di buono teniamo la prestazione soprattutto del secondo tempo dal punto di vista caratteriale offensiva e questo, grazie. Okay, grazie.